due passi dalla capitale, ci si può immergere nelle memorie più profonde tra antiche ricette e un vino d'eccellenza. Nel 1833, e per altre due volte in seguito, Papa Gregorio XVI visitò Lanuvio. Per quale motivo? Per andare a trovare il cardinale Frezza? Può darsi. Le male lingue sostengono piuttosto che le vigne del cardinale fossero famose per un vino di eccezionale qualità. Quale migliore occasione, dunque, per ripercorrere oggi sentieri così ricchi di storia? Sono questi luoghi particolari, frequentati assiduamente dal 1700 dall'elite europea, dagli artisti del Grand Tour. I panorami fissati sulle tele e nei ricordi dei viaggiatori di un tempo, immersi fra laghi e boschi, sono rimasti immutati dalle alture di Villa Aldobrandini a Frascati, nei borghi della zona tra i più belli d'Italia, nei villini nobiliari e nel palazzo pontificio di Castel Gandolfo, residenza estiva del Papa. Anche in piena estate qui il clima è fresco e ventilato, e i romani lo sanno bene. Fertili pendii donano con generosa regolarità fiori, funghi e le celebri fragole. Da queste parti la tradizione della tavola è intrecciata a doppio filo con il territorio, così come resistono osterie caratteristiche quali le Fraschette, dove riparati sotto i rami degli alberi viene servita la tipica porchetta di ariccia condita al rosmarino insieme al vino locale. Anche il visitatore più distratto può sentirsi affascinato da percorsi diversi, fatti di storia, miti, tradizioni culinarie e popolari, sulle tracce del Grand Tour, assaporando le antiche ricette e i nobili vini amati dai romani.